Ciao a tutti ragazzi, come facciamo a scegliere la pompa di calore giusta per il nostro impianto? È una domanda estremamente complessa, quindi in un solo video non potrò mai rispondere a questa domanda, anche perché fondamentalmente se ci pensiamo lo scopo stesso del canale verte nella maggior parte dei casi proprio su questi aspetti. Quest'oggi analizzeremo uno degli aspetti più importanti di cui dobbiamo parlare, ovvero le prestazioni. Eh sì, perché non è così semplice scegliere una pompa di calore. La mia filosofia è sempre stata quella di creare un impianto che sia cucito su misura all'immobile a cui va su qua da lavorare e anche alle esigenze di coloro che ci abitano. Quindi non è una scelta così banale. A volte vedi dei computi metrici, pompa di calore prevista 12 kW, ma pompa di calore prevista 12 kW vuol dire molto poco. Perché? Perché dobbiamo tenere conto di una cosa che si chiama inviluppo del compressore, ovvero il range di funzionamento che il mio compressore ha nelle varie fasi di lavoro, che attualmente viene influenzata da tutta una serie di fattori, tra cui temperatura esterna, temperatura di mandata, pressione di esercizio, velocità di rotazione del mio compressore. Quindi nel momento in cui vado a inserire nel mio circuito frigorifero un compressore con un determinato inviluppo, con un determinato range di funzionamento, e ci metto accanto quindi il mio evaporatore, il mio condensatore, la mia valvola di laminazione, ecco che allora io riesco a capire come la mia macchina si comporta a determinati regimi di funzionamento. Cosa significa questo in soldoni? In soldoni significa che una pompa di calore a 12 kW può avere un funzionamento totalmente diverso rispetto a un'altra pompa di calore sempre da 12 kW nominali, ma addirittura restando anche nello stesso marchio, lo stesso produttore. Vi faccio un esempio. Panasonic ha la serie T-Cap che gli mantiene ad esempio i 12 kW costanti fino a meno 20 con un'erogazione di acqua calda in riscaldamento fino a 65 gradi a meno 15 esterni, ok? E poi mi dà una pompa di calore sempre da 12 kW che però già a meno 7 passa a 10. Quindi capite che montare un prodotto piuttosto che un altro in determinate circostanze può fare la differenza. Quindi, come facciamo a capire qual è il prodotto giusto? Bisogna affidarsi a professionisti che sanno rapportarsi col prodotto, che sanno come il prodotto reagisce alle varie sollecitazioni esterne e che soprattutto si mettono lì e studiano e analizzano quelli che sono i grafici, le schede tecniche, di quel prodotto specifico. Perché? Perché ad esempio una pompa di calore T-Cap, che magari, come detto prima, prestazioni migliori, in certi casi può essere sovradimensionata, perché magari mi va a modulare un pochino di meno. Quindi magari la 12 normale può essere la soluzione ideale, come magari mi può andare in sofferenza da 12 normale a 12 standard, nel momento in cui invece io ho delle temperature molto basse, temperatura mandata magari un pochino più alta, o altre esigenze che possono rientrare in un impianto. Poi ci sono coloro che non ci fanno proprio caso, che non ci guardano questi aspetti, vedono 12 kW e ti piazzano a 12 kW, senza andare ad analizzare quelli che sono le reali prestazioni della macchina. Ad esempio, e ne abbiamo già parlato in un altro video, la famosa HKT, no? Alterma 3 HKT della Daikin, la cosiddetta 14, 16 e 18, che spesso viene venduta come 14 kW, 16 kW e 18 kW, in realtà è al massimo 10 kW e mezzo, 11 kW e 11 kW e mezzo. Quindi ti ritrovi ad avere un prodotto che è nettamente meno potente di quello che ti aspetti, ma non per colpa di Daikin, che magari può aver messo un nome che ha un suo significato, ma per colpa di chi non si è preso il tempo di analizzare il prodotto.
Vi faccio un esempio emblematico di questo aspetto. La nuova serie Nibe, ad esempio, la serie S2125, viene venduta in due potenze, 8 e 12 kW, quindi S2125/8, S2125/12. Ma andiamo ad analizzare le reali prestazioni della macchina. Se andiamo a vedere il grafico della S2825, notiamo che a temperatura di mandata di 35 gradi, ok, a meno 20 mi rende poco più di 4 kW e mezzo. A meno 10 me ne rende, no scusate, 3 kW e mezzo. A meno 10 me ne rende 5, ok, e per arrivare al picco di potenza, che sono in realtà 6 kW 6 kW 7, io devo avere tra i 6 e gli 8 gradi, ok? Superati i 10 gradi, cala ancora a poco meno di 6 kW e mezzo. Bene. Se naturalmente io da 35 gradi passo a 55 gradi, le prestazioni diminuiscono ancora. Quindi a 10 gradi esterni ho una potenza di 6 kW fino a fondo scala. Questo cosa vuol dire? Che se io avevo pensato di avere una pompa di calore da 8 kW, in realtà questa pompa di calore 8 kW non te li dà mai. Ma non solo. Quando fuori fa meno 10, i kW diventano 5. Se andiamo a vedere la 12 kW, stessa storia. Noi abbiamo a meno 20, 5 kW e mezzo. A meno 10, 7 kW e mezzo. E tra i 6 e i 9 gradi arriviamo a sfiorare, a mandata di 35 gradi, i 10 kW. A sfiorare. Parliamo di potenza nominale massima, ok? Quello a cui al massimo riesce ad arrivare la macchina. Infatti, come vedete, ci sono due strisce, no? In alto e in basso, la massima e la minima. Quindi questi sono il massimo regime di potenza a cui la pompa di calore può arrivare. Se lavoriamo a 55 gradi, quindi magari con radiatori non particolarmente ben dimensionati, addirittura la temperatura di la potenza arriva a calare a poco più di 9 kW. Con questo cosa voglio dire? Di certo non che Nibe fa prodotti scarsi, per carità. Nibe fa un prodotto, adesso non capisco perché te lo venda a 12 kW, va bene, non so quando renda 12 kW perché dal grafico non si vede che va a 12 kW. Ma è sicuramente colpa dell'installatore, del progettista. Perché se io te la vendo per 12 kW e non vado a vedere quei valori lì, io ti vendo una macchina sottodimensionata. Una macchina che nel momento di maggior stress non ti renderà il calore necessario e che oltretutto, lavorando ad alti giri, perché naturalmente essendo sottodimensionata deve tirare un sacco, avrà dei COP ridicoli. Non solo. In certi casi potrebbe partire addirittura la resistenza e andare quindi a raddoppiare, se non addirittura a triplicare, i consumi che invece avresti con la pompa di calore dimensionata correttamente, che tiene conto dell'inviluppo del compressore. Perché se al posto di questa macchina qui, venduta come 12, che in realtà te ne dà al massimo 9/10 nel momento migliori e che spesso te ne rende 6-7, io avessi messo una pompa di calore a potenza costante 12, come può essere una T-Cup, come può essere una Zubadan, come può essere una Templari Cold, avrei avuto una macchina totalmente diversa, una macchina che in certi momenti ti dà il doppio della potenza, ma nominalmente sempre una 12 kW. Lo dico e lo ripeto, con questo non voglio pubblicizzare Panasonic, Mitsubishi, Daikin o Templari e sminuire Nibe, ci mancherebbe altro. Sono prodotti semplicemente con caratteristiche diverse. Sono prodotti che andiamo a far lavorare in maniera corretta nel momento in cui andiamo a dimensionare per il mio impianto. E per questo bisogna rivolgersi a dei professionisti, delle persone che conoscono la materia, che sanno come funziona una pompa di calore e che comprendono la differenza tra una pompa di calore e una caldaia. Perché
perché una caldaia da 35 kW rende come qualsiasi altra caldaia da 35 kW. La pompa di calore no, perché la pompa di calore lavora con un circuito frigorifero e lavora seguendo l'inviruppo e quindi il range di funzionamento di un sistema che è legato al compressore. Detto questo, cosa voglio dirvi quindi, signori? Stiamo attenti a cosa ci viene dato. Primo, perché il dimensionamento non va essere fatto correttamente. E secondo, perché un buon dimensionamento deve comprendere una buona comprensione di come la pompa di calore lavora nelle varie fasi dell'anno e anche del modo in cui la pompa di calore viene usata. Quindi spero che questo video abbia chiarito questo aspetto, perché purtroppo, e farò un video adesso fra un paio di mesi, a fine stagione lo farò, in cui parleremo in maniera specifica di quel che è successo con questo 110, però purtroppo sto già avendo tante chiamate, tante richieste di consulenza, di aiuto, vero e proprio aiuto, di famiglie che o consumano un sacco perché la pompa di calore è sovradimensionata e quindi fa dei picchi mostruosi di on-off, oppure al contrario, famiglie che stanno quasi morendo di freddo, consumando un sacco di corrente perché hanno delle pompe di calore sottodimensionate che comunque lavorano in maniera scorretta e quindi non adeguata al tipo di utilizzo per cui sono state scelte. Quindi, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, se volete. Se volete, iscrivetevi al canale, perché insomma, di questi argomenti ne parliamo e ne raccontiamo a bizzeffe, quindi potete rimanere aggiornati. C'è naturalmente il gruppo Facebook, Pompe di Calore per Tutti, gruppo Facebook sempre più numeroso. C'è il gruppo Facebook, Pompe di Calore per Tutti, Annunci Economici, dove possiamo scambiarci appunto offerte e richieste di lavori e servizi, o anche di materiale. E c'è la mia mail, ci sono i commenti, quindi continuiamo a tiacolare, come direbbe il nostro amico Tieco, e continuiamo a diffondere la cultura delle pompe di calore, ma in modo corretto. Un caro saluto e un forte abbraccio da Antonello e, come al solito, dal suo pollicione. Ciao ciao!